Ci siamo oggi incatenati qui a Casepente, a Sulmona, davanti al cantiere della SNAM per protestare contro lo scempio che la multinazionale del gas si appresta a compiere nel nostro territorio con l'avallo del governo. Questa è un'azione di obbedienza civile per la giustizia climatica, perché questo cantiere, questa centrale e anche il metanodotto linea adriatica sono opere del tutto inutili, in quanto il consumo di gas in Italia è crollato a 60 miliardi di metri cubi, 26 miliardi in meno di quelli che si consumavano 20 anni fa. E quest'opera costosissima, 2 miliardi e mezzo che pagheranno gli italiani con la loro bolletta energetica e che però porterà profitto soltanto alla SNAM. È un cantiere illegale perché l'autorizzazione a costruire è decaduta il 7 marzo del 2023 e la via deve essere rifatta perché la via, in base a una sentenza del Consiglio di Stato, dura 5 anni e invece questa dura da ben 13 anni. Questo cantiere sorge su un'area archeologica di grande importanza dove hanno trovato un villaggio di 3500 anni fa e nonostante questo vogliono costruirci sopra. È un corridoio faunistico dell'orso bruno marsicano, specie ad altissimo rischio di estinzione, e inquinerà la centrale, l'aria dell'intera Valle Peligna e quindi inciderà sulla qualità della vita dei cittadini. Noi stiamo protestando affinché la politica si svegli finalmente e decida di scendere in campo contro questo scempio che stanno commettendo, e noi stiamo qui non solo per difendere i diritti dell'attuale generazione ma anche per le generazioni future, e auguriamo, stiamo lottando da 16 anni per lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo meno inquinato, un mondo più vivibile. Il pianeta Terra è sull'orlo del collasso e ognuno deve fare la sua parte per difendere la natura, per difendere il clima.